Non ho voglia né tempo per litigare con nessuno. Faccio il ministro dell'interno. C'è un problema sicurezza internazionale, c'è un problema sicurezza in tante città italiane. Io passerò il 25 e il 26 aprile non con i miei figli, non in vacanza, ma in Sicilia, perché la lotta alla mafia non conosce festivi e prefestivi. Quindi penso, ma io lotto contro i problemi attuali. Il fascismo fortunatamente è stato sconfitto e condannato dalla storia. Ministro, deve essere... penso che tornino nel fascismo, nel comunismo, la mafia purtroppo c'è. No, nessuna crisi di governo, ragazzi, abbiamo troppe cose da fare. Però per alcuni esponenti... L'Italia ha bisogno di un governo per almeno altri 4 anni. Per alcuni esponenti del movimento, le dimissioni di Sili potrebbero essere più importanti della sopravvivenza del governo. Ragazzi, la certezza della pena per me è fondamentale. La Lega ha sempre votato contro indulti, sconti di pena, vuota carceri. Ma c'è una cosa, stiamo chiedendo di inasprire le pene per corrotti, corruttori, spacciatori, delinquenti. Detto questo, non posso condannare un italiano, qualunque lavoro faccia, in base a qualche articolo di giornale. Se c'è un processo, se c'è una condanna, perfetto. Siamo in un paese dove c'è uno Stato di diritto e quindi se c'è una condanna, per carità di Dio. Ma una questione di in galera e butto via la chiave. Esiste, se c'è un si dice e un si narra, io non condanno una persona in base a un si dice e un si narra. Si dimette solo su sentenza definitiva, non c'è una opportunità politica. Beh, quantomeno una condanna in primo, quantomeno una condanna, chiedo una condanna. Intercettazioni parlano, è in corso.